Bella ragazzi. Bella ragazzi, questa sera vi facciamo vedere, perché è sempre sera quando facciamo i video, quasi sempre, vi facciamo vedere come tagliare una bottiglia per farci un bicchiere, qualsiasi altra cosa, un contenitore, anche per fare degli esperimenti di chimica senza andare a comprare Becher o roba simile. E dunque, ci sono vari modi di tagliarla, c'è chi mette il filo di cotone con l'alcol, chi incide e mette il filo di cotone con l'alcol. Quella di mettere semplicemente un filo con l'alcol e darci fuoco non funziona quasi mai praticamente. C'è un altro sistema, quella di riempirla d'olio e infilare un ferro rovente nell'olio, si scalda e fa la divisione, ma anche questa è poco affidabile a meno che non si incida prima. È comunque poco affidabile. E io ho visto tagliare una damigiana tantissimi anni fa, ero piccolo. Il collo di una damigiana, perché poi venivano messi i peperoni sotto aceto, quindi avevano fatto l'incisione, un contadino, l'incisione col tagliavetri intorno, e poi ha messo un bel filo grosso bagnato di alcol ed è riuscito a tagliarla. Poi ne ha tagliato un'altra, ma gli è venuta male, ha fatto una crepa longitudinale. E adesso vi facciamo vedere la prima cosa, come fare l'incisione. Dovete trovare un posto, o si fa un'attrezzatura o si trova un posto da poter fare in modo che questa bottiglia possa girare così e senza spostarsi dal suo asse e anche non muoversi in questo senso qua, quindi va pressata. Ora proviamo un attimo. Questo è il tagliavetri. Qua c'è la solita acquaragia che conviene sempre utilizzare quando si fanno questi lavori. Vediamo se ce la faccio. Puntiamo il tagliavetri in un punto e cominciamo. Sento che non taglia molto bene perché dovrei cambiare le rotelle di questo tagliavetri. È scappato un po'. Mi è venuto un po' male, comunque. Allora vediamo un attimo. Ecco, qua c'è un po' di sfasamento. Ma proviamo lo stesso. Questa, tra l'altro, no, è sempre smaldatura. Allora, il sistema per scaldarla sul taglio. Verrà uno scalino, se si taglia bene, proviamo. E il mio sistema è quello di mettere un filo di nickel cromo sul taglio. Qua non deve toccarsi in questo punto qua, deve essere molto vicino i due, perché sennò si arroventano solo le due parti con in mano, e dare corrente elettrica al filo. Ora vediamo un attimo che lunghezza questo filo di nickel cromo bisogna fare perché si arroventi in una maniera giusta. Attacchiamo questo e scegliamo la lunghezza. Allora, sta scaldando ma non si arroventa. Ecco, non so se si vede, si è arroventato. Questa è la temperatura giusta. Lasciamo raffreddare, stacchiamo questo, stacchiamo un contatto lì. Allora, avevo visto che l'avevo messo da queste parti qua circa. Allora, adesso io devo tenere tutto assieme e prepararmi il filo sopra all'incisione che abbiamo fatto. Sto guardando attraverso la bottiglia, di sotto più o meno ci siamo. Tengo teso, ecco, dai corrente. Adesso devo aspettare un attimo, lui si scalda. Scalda la bottiglia, ecco. Ok, basta. Vediamo cosa è successo. Eccolo qua. Qua c'è quello scalino dove ho sbagliato. Se ero più preciso, ci vorrebbe un sistema con tre tavolette di legno invece che questo affare qua provvisorio casuale, e una guida per tenere questo tipo forchetta, e si fa girare la bottiglia così e
contro una tavola e una tavoletta dietro per tenere la posizione dell'asse e dell'assiale e radiale. Con questo si possono tagliare vasetti, qualsiasi cosa. E niente. È un video semplice, però può essere utile. È comodo e preciso con questo sistema qua, perché scaldiamo, diamo un calore concentrato, puntuale sull'incisione e si hanno sempre buoni risultati. Ho tagliato tubi di vetro di ogni genere con questo sistema, vasetti sempre usato da tantissimi anni. Bella Bello, ragazzi, ragazzi. E mettete mi piace. iscrivetevi.